Fine partite, abbiamo due protagonisti. L'allenatore, che penso che in questi giorni qua, dopo gara 1, di aver fatto un grande lavoro, perché avevi la squadra con gli uomini contati, perso in casa la prima abbastanza male, e pensare di andare a vincere a Milano non era facile, anche se eravate in favore del pronostico. No, non era facile, ma Bocconi è una squadra di alto livello nonostante la posizione in classifica che ha avuto al termine del girone di qualificazione. Secondo me siamo stati molto bravi, soprattutto uno, a resettare di testa, a capire quali sono le cose che abbiamo sbagliato in gara 1, automaticamente a correggerle, ma soprattutto a compattarci come gruppo e iniziare a giocare insieme. Quello ha fatto la differenza. Se questa squadra gioca insieme è difficile da marcare, poi ci devi star dietro. Presentati, che mi sfugge il tuo nome. Foti, Foti, non te lo ricordi mai. Foti. Senti, Foti, cosa avete pensato dopo aver perso gara 1? Di poter dire abbiamo buttato via la stagione, o eravate più arrabbiati quando avete perso quella partita suicida che vi è costato farvi un paio di mesi in più di quasi di allenamento perché se no avreste già vinto il campionato? Come ha detto Dani prima, dopo la partita di gara 1, che non è stata la partita nostra, ha fatto proprio una bruttissima partita, questa squadra ha un pregio che quando si trova con l'acqua alla gola poi risponde sempre presente, e l'abbiamo fatto a Milano dove praticamente ci avevano per spacciati tutti, facendo quello che ha detto Dani, al di là di sistemare le cose tatticamente, però abbiamo giocato la squadra sia a gara 2 che a gara 3, e fondamentalmente è quello il nostro segreto. Se noi giochiamo come abbiamo giocato gara 1, perdiamo con chiunque. Se giochiamo come gara 2 e oggi possiamo toglierci la soddisfazione. C'è la possibilità che nelle prossime partite ti rientra qualcuno? Perché sappiamo che il tuo lungo è fuori, non so quando potrà esserci. Stai facendo di tutto con la panchina corta, però cercare di sopperire. Ci proviamo, non è facile perché comunque stiamo parlando di un giocatore sicuramente importante per la squadra, ma che è fermo dal 1° di aprile, quindi anche nel momento in cui avremo il via libera va riatletizzato prima di metterlo in campo, e quindi i tempi sono un po' corti. Vediamo, la cosa più importante è quello che soprattutto ci siamo detti all'inizio di gara 2, è basta trovare scuse. Cioè, questa è una squadra, è vero, manca un elemento importante, ma questa è una squadra, può andare avanti anche senza un elemento importante, e l'abbiamo dimostrato in gara 2 e stasera si può vincere lo stesso se siamo squadra. Perché è più facile vincere in trasferta che in casa per voi? Beh, ultimamente sì, ci stiamo andando male in casa, però no, io devo fare, al di là, i complimenti a noi, ma anche al pubblico oggi, che era, il palazzetto era strapieno, ci hanno sospinti dal primo all'ultimo minuto, è stata veramente una bolgia da noi, quindi bravi noi, bravi anche loro, il pubblico è stato fantastico. Adesso abbiamo un turno dove abbiamo ancora la bella in casa e non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto in questa sera. Ultima domanda, poi ti lascio andare a mangiare o a fumare, non so che cosa farai, perché è una delle due, immagino che quanto hai sofferto e tutto, ma questi ragazzi, qualora andasse bene, ancora 2 partite su 3, sono pronti per la serie superiore oppure dovesse andare bene, bisogna fare una rivoluzione perché la categoria superiore è di un altro livello? Alla categoria superiore ci penseremo se mai arriverà la categoria superiore. Per il momento dobbiamo solamente pensare a vincere queste due benedette partite di cui tu hai parlato. Come quando non ci importa, l'importante è vincerne due. Ti sei salvato il calcio d'angolo, eh? Mi salvo sempre il calcio d'angolo. Non poteva dare risposta diversa, giustamente. Ciao ragazzi, buon appetito e complimenti per l'impresa. Grazie.